Ok, buonasera cari amici. Buonasera a te Ciao, buonasera. Antonella e buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Ok, vediamo questa modalità. Adesso un po' mi diverto a vedere qual è la modalità più interessante. Voi mi vedete bene e mi sentite bene, giusto? Sì, Forte e chiaro. Ok, quindi questa è la Benissimo. cosa Scegli importante. la modalità in cui siamo più belli, però, ti raccomando. Ma chi è Jordan? E Jordan, ovviamente. Che meraviglia, ma è Vieni qua, fantastico. Jordan, vieni qua. Vieni qua. Facciamo vedere Vieni in il nostro diretta. Vieni in Jordan. diretta, vieni qua. Vieni qua. Eccoci No, no, così mi fa male. qua in diretta. Oh, ma fai vedere quanto è bello, ma è meraviglioso. Jordan, Beh, saluta. Jordan. Saluta. Saluta a tutti. Ok, se n'è andato. Allora, stavo raccontando, caro Ignazio e caro Emilio, che Sì. praticamente la radio in questo momento stiamo utilizzando la pagina che è soprattutto della televisione locale, ma che poi in tutto, insomma, ormai siamo dappertutto, e cerchiamo di non soltanto parlare di arte, ma anche di poter dare un servizio importante a quelli che sono i nostri amici che sono, ahimè, in casa, e quindi ho voluto e vi ringrazio della vostra partecipazione. Intanto grazie a te Anto per averci invitati e grazie comunque per le belle parole che utilizzi in tutte le tue dirette. Io comunque intervengo con piacere e tu hai sempre belle parole verso di me e verso quello che faccio. Abbiamo anche Grazie. Ignazio Vitetta, che è un coach, parliamo anche di un istruttore di fitness che conosciamo perché durante la nostra settimana ci regala i tutorial del lunedì. Invece vogliamo conoscere il dottor Emilio Chirinea, dietista, e vorrei immediatamente fare la domanda che tutti mi dicono. Antonè, non è dietista, è dietologo. Lo spiega lei. Sì. Allora, intanto diamoci del tu perché così magari Ok. forse sì, è più semplice anche comunicare tra noi. Allora, sì, intanto io sono Emilio Chirinea, sono dietista e intanto grazie ovviamente a te per l'invito e grazie anche per la presenza di Ignazio che è la seconda volta in cui facciamo una diretta. Comunque, la Abbiamo preso differenza. gusto. Sì, ormai sì, vabbè. A Non c'è due senza tre, quindi magari ci sarà anche una terza. voglia. Allora, sì, la differenza tra dietista e dietologo è semplicemente la preparazione diversa a livello accademico, nel senso il dietista segue una laurea in dietistica, il dietologo invece è un medico specialista in dietologia, quindi scienze dell'alimentazione ormai. Quindi la differenza è questa. La differenza poi a livello pratico è che il dietista, entrambi si occupano di alimentazione, quindi non c'è nessuno che può occuparsi di alcuni aspetti dell'alimentazione, un altro di altri aspetti. La differenza però è che il medico, in quanto medico, può fare diagnosi e prescrivere farmaci, cosa che ovviamente un dietista, non avendo la preparazione medica, non può fare. Tutto qui. Questa è la differenza tra dietista e dietologo. Ecco, era importante questa precisazione perché in questa puntata voglio sottolineare anche ai nostri amici che devono sempre andare verso il meglio, quindi si devono rivolgere a chi si occupa di alimentazione, quindi al dietista, al nutrizionista, al dietologo, chi fa effettivamente questo mestiere. E al coach, quindi in questo caso il nostro Ignazio Videt, l'attività fisica, perché qualche volta. Ignazio, ti è mai capitato che ti chiama qualcuno e ti chiede anche qualche consiglio alimentare? Intanto ti ringrazio per aver tirato fuori l'argomento, Antonella, perché è molto particolare. Purtroppo sì, molti dei ragazzi, non conoscendo qual è appunto il lavoro che fa Emilio in maniera scrupolosa, ci chiedono dei consigli alimentari. Io ti dico, per quanto mi riguarda, preferisco astenermi con loro, non perché mi secchi oppure per vari motivi. La differenza sta appunto negli studi e in quello che ognuno di noi va a fare. Io durante la mia esperienza in palestra ho fatto tantissimi corsi e molti di questi avevano anche una parte riguardante l'alimentazione, però
Però ti posso garantire che da quando sono con Emilio e da quando Emilio mi segue nel percorso alimentare, proprio mi sono reso conto di quanto io sia, te lo devo dire, ignorante in materia. Quindi noi istruttori, anche per legge, è una questione proprio di legge, non possiamo fare piani alimentari. In primis perché non abbiamo la preparazione, secondo appunto per una questione appunto legale. Quindi è giusto, e ti ringrazio per aver tirato fuori l'argomento, è fondamentale affidarsi a esperti professionisti come lo è Emilio. Quindi questa bella sinergia. Allora, entriamo nel dunque, in questo argomento difficilissimo, in particolare in quarantena. Domanda che rivolgo ad entrambi, quindi iniziamo: come si riesce a portare avanti un programma alimentare in questo momento dove la testa comunque è un pochino traballante, e la stessa cosa, come si riesce tutti i giorni o comunque durante la settimana ad allenarsi, ecco, da un punto di vista mentale, ecco, come possiamo consigliare i nostri amici? Allora, inizio io. Allora, dal punto di vista alimentare, dal punto di vista come affrontare, dal punto di vista bisogna vedere come affrontarlo. Allora, dal punto di vista psicologico, lì è un aspetto che riguarda appunto, proprio facendo riferimento al tuo discorso di prima, ognuno si deve occupare di quello che di cui è competente. Quindi, al di là del fatto psicologico, che è molto importante anche in questo periodo farsi seguire da una persona anche competente, da uno psicologo, dal punto di vista alimentare sicuramente l'approccio non è che deve essere poi così diverso da quando non siamo in quarantena, dal punto di vista propriamente alimentare, perché comunque il fatto che noi siamo in casa non significa che comunque ci muoviamo molto di meno rispetto a al periodo normale, chiamiamolo così, perché comunque la nostra vita, diciamo che nella maggior parte dei casi non è poi così movimentata, non abbiamo uno stile di vita molto attivo. Quindi questo non significa che in questa fase una persona deve diminuire le quantità, mangiare meno. Sì, probabilmente ecco, meno, ma dipende. Bisogna mangiare meno, no, diciamolo un attimo, sì. Diciamo che non bisogna mangiare meno. Sì, esatto, non bisogna mangiare meno. Allora, il discorso però, bisogna fare una precisazione. Se già si parte da una situazione in cui uno mangia tanto e male, è chiaro che bisogna mangiare meno, meno è sicuramente meglio. Però se uno già segue un regime alimentare, comunque ha un'alimentazione, diciamo, tutto sommato moderata, corretta, non c'è bisogno di restringere ulteriormente, perché poi si rischia che cosa? Si rischia che, soprattutto in questo periodo dove io ho fatto anche un sondaggio proprio inviato a tante persone, ho pubblicato poi i risultati, è emerso che il 25% delle persone, quindi un quarto, uno su quattro, soffre di attacchi di fame. Questo perché vuoi anche allora io l'attacco di fame perché viene ogni volta alle 10 di sera? Perché viene alle 10 di sera? Perché durante la giornata noi si accumulano, diciamo, ci sono delle carenze probabilmente nutrizionali oltre che caloriche, quindi è più una questione nutrizionale, e quindi l'organismo poi, quando nel momento in cui si rilassa, allora chiede quello che è mancato poi durante il giorno. Probabilmente non è una questione solo calorica, magari uno mangia anche tanto durante la giornata e poi viene anche l'attacco di fame dopo cena, è proprio perché è una questione anche di qualità dei cibi, che poi okay, si riversa a fine giornata. E qua io adesso do la palla a Ignazio e dico: qualora noi dovessimo mangiare qualcosina in più e quindi vogliamo smaltire per non sentirci in colpa, l'attività fisica, primo, va fatta di mattina, di pomeriggio, di sera, e quali sono gli esercizi che possiamo fare in casa? Allora, per quanto riguarda mattina o pomeriggio, sera, tanto dipende molto dalle abitudini che uno ha. Io ti dico, personalmente sono 20 anni che mi alleno la mattina, cioè io non concepisco l'allenamento dopo le 12, dopo l'una di pausa pranzo.
Sono sempre io che sbaglio tutto, eh. No, dipende, ovviamente ci sono, ognuno di noi ha delle esigenze. Io lavoro in palestra, sono sempre in palestra, quindi ho la fortuna, tra virgolette, di potermi gestire e scegliere appunto gli orari un pochettino più congeniali a me, in base anche alle esigenze che hanno i ragazzi in palestra. Ognuno di noi ha delle abitudini. C'è chi si allena durante la sera, c'è chi, come te, come tanti ragazzi, vengono a pausa pranzo, quindi non c'è una fascia oraria in cui è meglio allenarsi. Ognuno di noi ha appunto le nostre abitudini ed è giusto portarle avanti senza andare a snaturare. Anche perché cambiando queste abitudini il rischio è quello di allenarsi un pochettino male, perché appunto non ci stiamo con la testa. Quindi è sempre bene comunque seguire le abitudini. Per quanto concerne invece gli allenamenti, appunto, visto che c'è appunto questa situazione che ci muoviamo di meno, preferisco sempre andare a lavorare su degli allenamenti che io chiamo metabolici nell'allenamento funzionale, quindi cercare per quello che è possibile, non avendo comunque tapis roulant, non avendo comunque tanti attrezzi a casa, di fare degli allenamenti metabolici, i nostri amati burpees che tu conosci benissimo, ad esempio, Guarda, te li è uno farei di questi. fare adesso, ti farei fare subito un tutorial, subito. In diretta così? Sei così cattiva? Sì, voglio che adesso devi fare 5 burpees, no, 5 no, 2 Addirittura burpees. cinque, due Una burpees. ripresa. Ma solo se il dottore li fa insieme a me, se no niente. Sono Aia. tremendi i burpees. I burpees sono, sì, sono tremendi, però è un tipo di esercizio parecchio allenante. E ti posso Allora, garantire che appunto non avendo gli attrezzi, ora non vi avendo faccio una tante domanda cose. troppo scelta, tutte e due. Prima di tutto dobbiamo fare un po' di saluti. C'è la Barbara Castrini che vi sta salutando e vi dice che siete molto belli. Poi Grazie, Barbara. abbiamo un certo, la Valentina Cogliandro, due grandi professionisti. Un abbraccio a Vale, Grazie. anche lei è una grandissima professionista. Un E poi abbiamo abbraccio. Miriam che saluta tutti e devo dire che Miriam Ciao, sta Miriam. seguendo un corso di allenamento in sinergia anche con Emilio, con l'alimentazione e dove veramente ha perso, no, non so adesso quanti chili, però è diventata una Possiamo silhouette. spendere due paroline per Miriam, ce lo concedi? Certo, sì. Miriam è l'esempio lampante che due realtà, come possono essere appunto alimentazione e allenamento, messi insieme, possono dare risultati eccellenti. Miriam, così come anche Barbara che è intervenuta prima, è l'esempio lampante. Io le dico sempre che l'allenamento da solo probabilmente fa il 30, massimo 40% dei miglioramenti appunto dal punto di vista fisico. L'alimentazione, ed Emilio ce lo confermerà sicuramente, è fondamentale. Quindi Miriam, così come Barbara, è riuscita ad entrare in questo doppio meccanismo, quindi costanza nell'allenamento, costanza nell'alimentazione, e i risultati sono eccellenti. Allora, la domanda che voglio fare a trabocchetto adesso, se io, una porzione di patatine, Emilio, quante calorie sono? Dipende dalle patatine, dipende tante. Allora, Non è adesso importante. voglio mangiarmi una porzione di patatine fritte, quelle lì che compriamo in pizzeria, no? Quelle lì fritte, quelle lì surgelate. Sì, ho capito. Guarda, quelle sono tante. Ecco, questo già dovrebbe bastare. Però quello dipende 5 poi. Quello dipende da quanto li assorbono anche. Dipende molto da quello. Come? mettiamo 500 calorie. Sì, è plausibile. Ignazio, per togliere 500 calorie, quanti burpees devo fare? Secondo te tra 80 Quanti e 100 giorni ti basta? bastano? Esatto. Tu No. considera che una seduta di allenamento funzionale, ti parlo di una seduta di 50 minuti, andiamo sulle 300-350 calorie. Poi ovviamente dipende dal tipo di allenamento che va fatto. Quindi se io ho, Però se i nostri amici hanno il tapis roulant a casa e fanno 30 minuti di camminata veloce, quanto consumano?
Perché Sì, uno molte all'incirca volte. sono. Sì, dipende dal tipo di camminata che vai a fare, ovviamente. Il ritmo di camminata, così come il ritmo di pedalata in una cyclette, influisce tantissimo su quante calorie bruciare. Però una cosa che volevo appunto dirti, il bruciare le calorie non è associato al dimagrimento, giusto Emilio? Sì, esatto. Sì, Spieghiamolo perché adesso. Adesso questo sì. me lo dovete spiegare perché sennò io non ci inizio Sì, più a perché ti capire sentiamo nulla, è per ogni come tanto, me. perdonami, ogni tanto ti sentiamo un po' a tratti, però, Anto. Sì. Sì. Sì, allora, le calorie bisogna guardarle un po', non troppo attentamente, nel senso che quello che conta è poi il tipo di sforzo, e Ignazio lo sa, e cosa si mangia, da quali calorie vengono i cibi, perché se uno considera solo le calorie, allora basterebbe una bottiglietta d'olio per coprire il fabbisogno calorico giornaliero. Però è ovvio che le calorie contano fino a un certo punto, perché non è che l'organismo non si soddisfa con le calorie, si soddisfa con i nutrienti che danno poi calorie, quindi che sono Molti proteine, grassi. Esatto, carboidrati, proteine. sì. Quindi prima bisogna capire come distribuire le calorie e come poi tutta la giornata. E poi alla fine l'apporto calorico conta, perché poi l'organismo, se ha meno energia, ovviamente tende a bruciare più quella che ha in eccesso, quindi gli grassi, e quindi poi alla fine conta, però bisogna partire un po' prima per parlare poi di calorie. La domanda, il piatto di pasta ce lo possiamo mangiare? Sì, certo. Il piatto di pasta è contemplato, ovviamente. Meglio Va a sempre. pranzo o a sera? Questa è una bella domanda, perché dipende. Dipende, può andare bene a pranzo così come a cena. Come diceva Ignazio a proposito dell'allenamento, c'è chi si allena sempre la mattina, lui si è sempre allenato la mattina, c'è chi preferisce allenarsi alle 8 di sera. Anche lì dipende dalle abitudini. Io di solito cerco di non sconvolgerle nei limiti del possibile. Poi, se questo non è possibile mantenerle, quelle abitudini, allora tengo conto anche dell'aspetto ormonale, perché un conto è mangiare la pasta a pranzo, un conto è mangiarla la sera, e ha effetti diversi. Ma non è detto che la pasta la sera faccia più ingrassare, anzi, quello no. Poi alla fine è un discorso un po' aleatorio, però comunque si può mangiare sia a pranzo che a cena, cioè o a pranzo o a cena, poi sia a pranzo che a cena, dipende poi se magari si è sportivi, dipende da tanti aspetti. Invece ad Ignazio voglio chiedere, siamo noi donne, non lo so se ci dobbiamo preparare per la prova costume, però l'esercizio per migliorare il famoso, diciamo, la parte più critica delle donne, quindi le gambe, la parte ecco, inferiore, qual è l'esercizio per eccellenza che non deve mancare quasi mai durante la settimana? Diciamo che le ragazze, voi ragazze, prediligete tantissimo le lezioni di gag che faccio durante la settimana, quindi gambe, addominali e glutei. Quindi queste sono le parti che comunque voi ragazze preferite, anche se io sono per lavorare in maniera globale, tu lo sai benissimo, durante gli allenamenti è importante lavorare in total body, quindi su tutto il corpo. Per quanto riguarda le gambe, dico sempre che l'esercizio principe, appunto per gambe e glutei, è lo squat. Lo squat è un esercizio molto bello e vorrei appunto cercare di andare contro determinate dicerie che si dicono, che uno squat possa Fanno fare male male alla per le schiena, che fa male ginocchia. alla schiena, alle ginocchia e tutto. Uno squat, se fatto bene, non fa assolutissimamente male, che sia fatto sia a corpo libero oppure con dei carichi, quindi con dei pesi, non fa assolutissimamente male. Lo squat, così come tutti gli esercizi, anche un semplice addominale fatto male, seguito male, può dare problemi. Però se si seguono le linee guide di un esercizio, in questo caso lo squat, fatto appunto bene, non dà assolutissimamente fastidio. E ti dico, è per quello che penso io l'esercizio più efficace che ci possa essere per le gambe. Squat. Allora, c'è un messaggio
direi di leggerlo perché è molto bello. Parla Miriam, ho perso 15 kg fino adesso, proseguendo con costanza l'allenamento in palestra e l'alimentazione seguita proprio da questi due signori. Non finirò mai di ringraziarli, e poi ringrazio anche a me, ma non ce n'è bisogno. Ecco, Ignazio, Emilio, secondo voi la forza, per esempio, di Miriam qual è stata? La forza di Miriam è partita innanzitutto dalla sua testa. Lei ha capito che c'era un qualcosa particolare nel suo fisico, nel suo corpo, che non andava bene. Ed è partito tutto dalla sua testa. Mi ha fatto capire che voleva cambiare qualcosa nelle sue abitudini. E io, appunto, ho consigliato anche anche di rivolgersi ad Emilio per seguire appunto questo doppio percorso, e nulla, ho cercato di metterla a suo agio il più possibile, cercando di farle capire, quindi entrare appunto nella sua testa e farle capire che con la costanza, sia mia, sia sua, sia appunto di Emilio, poteva raggiungere i risultati. Lei mi ha dato ascolto, lei si è resa conto immediatamente dopo il primo mese di aver avuto comunque grandi risultati, e da lì si è invogliata. Questo è fondamentale, perché se i risultati si raggiungono subito, entra in gioco appunto la parte psicologica di ognuno di noi, e ci rendiamo appunto conto che i risultati ci sono e sei invogliato a non perdere una lezione, a non fare altro che il pasto libero a settimana, sei invogliato a fare un punto tutto. Mi hai dato un assist, Emilio. Per esempio, Miriam, nello specifico, cos'è che sbagliava? O forse cos'è che tutti sbagliano quando vengono da te l'approccio? Cioè, mangiano poco a colazione, fanno troppi pasti liberi, troppi snack, troppe patatine. Ecco, dov'è l'errore più grande? Allora, intanto voglio precisare, tornando al discorso di prima, che Miriam di suo più brava di altri che magari non ce l'hanno fatta. Quello che conta poi alla fine è che aveva a fuoco il suo obiettivo. Quindi lei sapeva già cosa voleva, quindi è andata dritta, si è allenata con costanza, ha mangiato quello che doveva mangiare. Quindi questa è stata la sua forza, e non è poco, non è per sminuirla, ma proprio perché lei ha avuto il merito di avere questo. Per quanto riguarda gli errori, rispondendo alla tua domanda, che di solito si fanno prima di venire da me, prima di correggerli, diciamo che l'errore principale è quello di fare una colazione sicuramente scarsa, veloce, che Classico comunque. biscotto e caffè. Sì, biscotto e caffè, se va bene, alcuni magari neanche il biscotto, quindi comunque poi si innescano dei meccanismi che, al di là di quello che si dice in giro del digiuno intermittente, dice in giro, insomma, degli studi che poi effettivamente ci sono, però poi a livello pratico questo porta ad avere più fame durante la giornata, sentirsi meno energici, dei meccanismi che si innescano poi a ruota. E quindi questo è l'errore principale, quello di saltare la colazione, di farla scarsa, e poi di mangiare anche, a volte è vero. Si mangia tanto, ma a volte si mangia anche meno, e questo influisce sulle energie, e le energie mentali soprattutto, ma lì dipende anche dalla qualità del cibo che mangiamo, quindi poi il cibo non è solo calorie appunto, ma è tanto altro, e ci sono cibi a parità di calorie che danno effetti totalmente diversi. Quindi correggere l'alimentazione, mangiare magari cibi più ricchi di fibre, con un indice glicemico, se vogliamo, più basso, ma non è questione solo di indice glicemico. Anche l'integrale meglio, quindi il riso L'integrale, integrale, appunto, sì. Ecco, lì l'integrale specifichiamo che ci riferiamo a cibi che sono realmente integrali, quindi il riso integrale, l'orzo, il farro, magari appunto i legumi, che ovviamente hanno anche caratteristiche per certi versi simili. E non ai cibi integrali, appunto. Già la pasta integrale è un derivato, non è un cereale integrale vero e proprio, oppure le fette biscotte integrali. Questi non sono cibi integrali, sono altro, che hanno solo delle fibre aggiunte, ma non danno vantaggi. Quindi, comunque, il discorso è che conta la qualità del cibo anche, e distribuito anche nella maniera giusta. La Ok, distribuzione della giornata è anche importante. quindi una buona colazione,
un piccolo puntino con della frutta secca, oppure frutta possiamo mangiare, non lo so, cioè, quindi noi meglio cose naturali o anche i biscotti vanno bene? I biscotti, è difficile trovare dei biscotti bilanciati, perché comunque gli ingredienti non sono... Emilio, per essere pratici, queste famose barrette integrali che sono tutte che sono light, ma sono veramente light? E il light di solito si riferisce alle calorie, però possono essere light ma zuccherate, oppure il light è molto vago, può essere che senza grassi, oppure può essere che sono basse di calorie e magari hanno dei grassi anche cattivi. Quindi questo questi non sono dei prodotti da consumare, ma raramente, insomma, se proprio uno non avesse la possibilità di fare uno spuntino, allora mangiare una barretta, ma non la consiglio, perché è difficile trovare delle barrette bilanciate, che abbiano ingredienti anche di qualità. Come? Meglio un po' frutta secca. Sì, frutta secca, frutta, ma anche tramezzino, magari anche con dei salumi. Dipende poi dal tipo di sport, dal tipo di attività, dipende da tante cose. Però si trova poi il modo di fare uno spuntino gustoso, anche bilanciato. Allora, ci sono i vostri fan, Santina in Serra, buonasera a tutti, un saluto al mio mitico coach Ignazio Vitetta e al dottore Chininea. Poi abbiamo una domanda che... Allora, Barbara dice, non è vero, gag, mi duole la testa, quindi quando li fai? Che cosa vuol diciamo dire che Barbara è una fan dell'allenamento metabolico, quindi Barbara più suda e più crede di allenarsi, cosa sbagliatissima, glielo ho sempre detto. Barbara, allora mi spieghi quest'altra cosa, cosa hai detto la parte finale, più si suda? Lei pensa che più si suda e più abbia efficacia l'allenamento. In realtà non è così, perché comunque si può bruciare. Spieghiamolo meglio. Parlando appunto di allenamenti metabolici, quindi come abbiamo nominato i burpees prima, se non ci sono i burpees e torniamo in palestra, la classica ora sul tapirulan, che la gente che pensa di sudare, si mettono quei kiwi, quei cappucci sopra la testa, pensando in maniera sbagliata che buttando il sudore si tende appunto a dimagrire di più. In realtà non è così. Ti posso assicurare che la massa grassa si tende a bruciare anche facendo dei lavori di tonificazione. La classica lezione di gag tende anche a bruciare la massa grassa e favorisce la massa muscolare, quindi il tono muscolare. Quindi quelle lunghe passeggiate estenuanti di un'ora, un'ora e mezza, che alla fine quando noi buttiamo non è il grasso che buttiamo, spieghiamolo. Sono dei liquidi che vanno via. Noi buttiamo un litro di sudore e poi con un bicchiere d'acqua si tende comunque a recuperare un po' tutto. Adesso guarda, io molta gente dirà... Perché molta gente, secondo me, pensa, mi faccio 50 chilometri, poi torno a casa e mi mangio un bel cornetto. Io eviterei proprio. Ci sono tanti luoghi comuni, Anto, per quanto riguarda appunto l'allenamento. Quindi la gente, non essendo... Come, Anto, scusa? E io per questo vi ho chiamato, perché due professionisti ci possono dare veramente delle risposte di un certo livello. Sì, ritorniamo appunto, come hai detto tu, al discorso di prima. Cioè, molti giustamente non sanno a cosa vanno incontro, riferendo appunto ad un allenamento oppure ad un piano alimentare, magari sbagliando in maniera assurda, vanno su internet e vanno a cercare allenamenti su internet, diete su internet, e questo è sbagliato. Perché si va incontro comunque a un qualcosa di sbagliato che può nuocere alla salute delle persone. Okay, sì. Abbiamo altre due domande. Santina dice, vediamo un po', voi la leggete la domanda? Sì, io la vedo. Ok, allora potete rispondere che la leggo io. Ok, vai. Per quanto riguarda l'alimentazione, se è normale avere più fame se ci si allena di più, certo, perché comunque è possibile, perché comunque mangiando come prima, bisogna vedere come era l'attività prima,
Ovviamente cambia tutto a livello metabolico, cambiano i ritmi, cambia il metabolismo, ma non nel senso che consuma necessariamente di più, cambiano proprio i ritmi, i flussi metabolici poi dell'organismo. E quindi questo porta ad avere, se prima magari questo flusso metabolico non consentiva magari di avere fame, adesso invece evidentemente sorge questi picchi di fame sorgono di più perché appunto è cambiato un po' il ritmo di allenamento e alimentazione. Alimentazione che appunto che specifica infatti Santina che è rimasta la stessa, però evidentemente va bilanciata con l'allenamento perché è importante sia cosa si mangia prima che cosa si mangia dopo, oltre che l'alimentazione di tutta la giornata. Ha detto tutto Emilio, ha cambiato okay. decisamente il modo di allenarsi. Si allenava Santina, si allenava comunque 3 volte a settimana, si allena tutti i giorni, quindi già 2 allenamenti, 3 allenamenti in più fanno tutta la differenza del mondo. Okay. È quello che ha detto Emilio, è sacrosanto. Altra domanda. Parliamo di power lifting, c'è anche un consumo importante con il powerlifting. Powerlifting, intanto spieghiamo cos'è. Il powerlifting è una disciplina della pesistica. Si tratta appunto di una disciplina in cui si abbinano 3 esercizi, che sono appunto lo squat, gli stacchi, quindi il deadlift, e la panca orizzontale, quindi la panca piana. Il powerlifting è un allenamento prettamente di forza, quindi si va a lavorare parecchio sulla forza. E penso, rispondendo appunto a Giuseppe, che saluto, che sia importante comunque alimentarsi bene, a maggior ragione in questi tipi di allenamenti, perché comunque il powerlifter va a lavorare sempre sul 90, dall'80 al 90, al 95% del carico massimale, cioè di quello che lui può andare ad alzare, quindi parliamo comunque di carichi importanti, quindi è importante comunque sapersi alimentare bene prima di fare determinati allenamenti che sono parecchio pesanti. Ok, a proposito di alimentazione, vai Emilio, sì, vai. Volevo specificare solo una cosa, per questo tipo di attività di forza, in realtà hanno un consumo calorico diciamo moderato, comunque anche notevole, poi dipende dall'attività e da quanto dura, però è importante tenere conto che queste attività di forza aumentano la richiesta calorica dell'organismo, quindi richiede più calorie, consuma molte calorie anche il giorno successivo, 2 giorni dopo, perché questa attività di forza costringe il muscolo a crescere, lo stimola molto e quindi l'organismo richiede proprio avido di calorie, di nutrienti anche il giorno dopo e 2 giorni dopo. Quindi comunque è importante l'alimentazione nel suo complesso, non solo dopo l'allenamento per recuperare. Quindi questo volevo solo precisare. Oh, c'è una domanda di alimentazione da parte di Peppe Crea che dice: è vero che è preferibile anche a colazione non mangiare alimenti con zuccheri giusto per non dare il picco glicemico al corpo? Sì, è giusto in assoluto evitarli comunque gli zuccheri, quasi in assoluto. Però questo vale per la colazione come siccome per la cena, per esempio. A colazione ci sono alcune persone che tollerano meglio gli zuccheri proprio a livello di glicemia, persone che invece tollerano meglio gli zuccheri e persone che li tollerano meno. Quindi comunque magari alcune persone richiedono più carboidrati, zuccheri la mattina e meno la sera, persone invece che richiedono il contrario. Quindi lì poi sta nella personalizzazione dell'alimentazione. In generale gli zuccheri, tranne in alcune fasi, soprattutto nell'ambito dell'allenamento, sarebbe meglio evitarli. Ok, ecco, questo è Sì. importante ai nostri amici. Proprio vedete come i nostri professionisti dicono dipende, perché una persona rispetto ad un altro cambia, quindi ci bisogna avere le analisi, capire se una persona ha un problema con gli zuccheri, come il suo corpo risponde. Quindi io questa diretta l'ho fatta non a caso, ma andate da professionisti. In questo momento non prendete quello che vedete sui web, dite mi faccio 1000 esercizi, mangio solo proteine e dimagrisco, cioè finita la quarantena o anche
online, contattate dei professionisti, in questo caso Ignazio e Emilio, che vi ringrazio, però cerchiamo, perché c'è anche la salute, perché rischiamo pure avere dei problemi, no, Ignazio, Emilio? Sì, assolutissimamente sì, anche hai detto bene. Noi, soprattutto quando ci approcciamo comunque ad un nuovo, per me atleta, per Emilio paziente, tendiamo comunque a perderci, tra virgolette, un po' di tempo. Ce li chiedi, per quanto mi riguarda, da quanto tempo magari non fa palestra, se ci sono problemi di salute, se magari c'è qualche problema alla schiena, qualcosa che ha avuto in passato. È fondamentale perché ognuno di noi, come hai detto bene tu, è un soggetto a sé, quindi è una persona a sé, quindi è sempre importante da parte nostra andare ad indagare, per quanto mi riguarda, Ok. appunto Ci su sono quello altre che domande? Sì, questa qui è bella tosta. Allora, vi saluta Valentina. Davide dice, posso farmi, Davide, eccolo qua, Chiricolo si chiama? sì. Posso farmi una birretta guardando la diretta? Sì, dai, diamo. Posso rispondere Bello, prima che ce io, l'hai Doc? scritto. Posso Beh, rispondere prima io qui certo. per mi concedere. Allora, Davide è un grande atleta per quello che penso io, è un ragazzo che si allena veramente bene, è costante, si allena veramente, veramente bene. Io gliela concedo, Doc, perdonami, ma io gliela concedo. Davide gliela concedo perché si allena bene e so che è una sola ogni tanto, E quindi. allora sì. Allora sì, se tu gliela concedi io non posso che consentire. Poi soprattutto dopo la rima non posso dire di no. Esatto. Allora, altra domanda, eh? Questa è bella tosta, vale per tutte e due? Allora, buonasera a tutti. An Ignazio, la mia domanda è questa. Lui dice che Ugo si allena tutti i giorni e vuole sapere, oltre all'allenamento e l'alimentazione, se c'è qualcosa in più per aumentare la massa muscolare. E dice, chiede di un consiglio. Quindi oltre l'alimentazione, oltre all'allenamento, per aumentare la massa, che si fa? Vado io? Ignazio, vuoi? Vai, Allora, sì, vabbè, vai, vai. io posso parlare solo esclusivamente di programmazione di allenamento. Ovviamente c'è una programmazione, ci sono vari cicli appunto per aumentare la massa muscolare, ci sono determinate metodologie di allenamento mirate appunto ad aumentare la massa muscolare. Oltre a questo, però, mi collega ad Emilio, ci sono tanti alimenti e c'è un buon modo per mangiare e anche per mettere su massa muscolare, perché non si va da Emilio soltanto per dimagrire, intendiamoci, ma si può andare anche per ingrassare. Quindi. Questo non, io non ci credo, io non ci voglio credere che ci sono queste Eppure fortune, sì. non Vai, Emilio. Ci ci voglio credere. sono Eppure delle sì. psicosi, ci sono tanti ragazzi invece magri, 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 che farebbero Sì. carte false per mettere 2-3 kg di massa muscolare. E credimi, ci lavoriamo tanto, tanto, tanto anche con loro. Sì, Mai sembra una gioia. strano, ma è così. Allora, per quanto riguarda se c'è qualcosa di in più, allora, mi permetto solo di dire che non è tanto corretto separare integrazione e alimentazione, perché sono due cose che poi vanno molto di pari passo, quindi non bisogna neanche distinguerle. Bisogna prima vedere se con l'alimentazione si può raggiungere un certo apporto di nutrienti. Poi ci sono semmai dei supplementi, quindi degli integratori che completano quello che l'alimentazione non è in grado di fornire. E poi fra queste due, c'è un altro aspetto che è fondamentale, soprattutto in questi casi, in generale, diciamo, oltre all'alimentazione e all'allenamento, ed è il sonno. Il sonno è un potentissimo farmaco, se vogliamo definirlo così, perché se si dorme abbastanza, il muscolo, rimanendo in questo caso, il muscolo riposa meglio, quindi si ricarica meglio e cresce anche durante il sonno, perché il muscolo, la massa muscolare cresce più nei momenti di riposo che non nei momenti in cui si allena effettivamente, anzi, in quei momenti non cresce, si demolisce semmai. Io Io questo questo lo lo quindi. confermo, Antonella, perdonami se ti interrompo, Vai.
anche per i tanti amici che ci seguono, quando comunque impongo, perché la impongo, la giornata di riposo, le giornate di riposo, mi dicono: ah, però io non sono stanco, posso fare qualcosina, posso fare qua, posso fare là. Esatto. Emilio ci ha appunto confermato che in questo caso il muscolo cresce anche a riposo, quindi è fondamentale intanto anche per le nostre articolazioni, quindi far riposare un attimino tutto il nostro apparato locomotore, quindi muscoli e articolazioni nello specifico, ma anche per quello che giustamente ha detto Emilio. Quindi, in questo momento che stiamo dormendo poco, stiamo mangiando male, cioè quando usciremo da questa quarantena la vedo dura, ma meno male che ci siete voi, io vi ringrazio veramente, perché seguendo i consigli, lo dico personalmente, questa mattina Emilio mi sono preparata i pancake proteici, possiamo dire come si fanno? Li posso dire? Sì, certo. Ok. Allora, prendo l'albume, prendo un 30 grammi di farina di riso, evito il glutine perché io sono intollerante al glutine, faccio montare le uova, l'albume, ci metto questa farina, ci metto un po' di yogurt greco, un po' di bicarbonato, preparo la pastellina e mi faccio le mie praticamente questi pancake. Poi ci metto, almeno io personalmente sto utilizzando le fragole fresche. Ci faccio una composta Meglio. con un po' di limone e mangio questi pancake con le fragole e poi aggiungo quelle 8 mandorle. Com'è? No, è bilanciato assolutamente. Sono stata una cosa? Non ricordo se è fedele a quella che ti avevo consigliato. No, a parte gli scherzi. No, a parte gli scherzi, vabbè. Poi la E ricetta poi che Antonella, dillo, dai, forza, dillo Antonella. E poi, dai, devi dirla tutta però, devi dire tutto però. Il dottore deve sapere. Forza. Cosa ho Davanti a tutti, fatto? Antonella, forza, Ho dai. mangiato un pezzo di cioccolata fondente al 75%. Ah, quel 10% ci ha fregato. Ci ha fregato. Domanda, cioccolata fondente o al latte? Fondente. Ma Sì, che dal differenza punto di vista. c'è? La differenza è che quasi sempre, insomma, la cioccolata al latte, il cioccolato al latte comunque apporta zuccheri. Quindi fondamentalmente è quello il problema. E poi quello che cambia è anche la percentuale di cacao, che poi è la parte principale del cioccolato, che è quella più benefica, se vogliamo, o più dannosa, se vogliamo per in certi versi, il rovescio della medaglia. Dannosa nel senso più calorica, non dannosa ovviamente. E poi ovviamente più aumenta la percentuale di cacao, per esempio in quella fondente, minore la quantità di zucchero, quindi di conseguenza è più salutare. Ovviamente quella al 99% è difficile mangiarla, però. Emilio, allora siamo in quarantena. Sì. Ci stiamo allenando, grazie Ignazio, con i tutorial. Ci facciamo i pancake proteici, ma almeno al 75% la Ah cioccolata e un sì, bel piatto certo. Sì. di pasta. Aspettate perché ci sono domande, alcune intelligenti, altre no. Tipo questa della Castrini che mi dice che praticamente sto ammettendo tutte le mie colpe. Sì, lo ammetto, sono veramente indisciplinata. Non hai ammesso tutto, però sorvoliamo, andiamo avanti perché tu sei la No, padrona non me di la casa, ricordo. quindi. Vabbè, che non mi sono allenata 2 giorni, è vero, questo è vero. Poi dice, allora, la ricetta. Allora, un pochino di domande. Qua ci sono un sacco di domande all'improvviso. Allora, la ricetta è 80 grammi di farina integrale, 200 ml di albume. Barbarella ci ha dato la ricetta, poi. Allora, Giuseppe Mangano dice: Coach, ok al riposo, ma io alle 6:23 domenica sarò in piedi per allenarmi. Perché alle Questo 6:23? alle 6:23 perché siamo in periodo di quarantena. Io e Giuseppe, quando riapriremo la palestra, lo dico davanti a tutti, la domenica andremo alle 5:43 della mattina, lo dico davanti a tutti, e Giuseppe non può tirarsi indietro. La prima domenica di apertura della palestra, aprirò soltanto per me e per lui, alle 5:43 inizieremo l'allenamento. Sarà tutto documentato, promesso. Ok, quindi è. Poi
Poi c'è un'altra domanda di Peppe Crea, vediamo un po', domanda per chi pratica sport e endurance, che sarebbe? È opportuno integrare con vitamine, omega, eccetera, per quanto tempo? Gli sport di endurance sono comunque degli sport di resistenza, quindi a lunga durata, può essere la maratona, può essere l'andare in bici, questi sono gli allenamenti appunto di lunga durata. Ok. Anche qui è una... conta la personalizzazione poi dell'alimentazione. Le vitamine, sì, se non l'alimentazione è carente di vitamine è opportuno, però solitamente sono attività molto, molto prolungate e estenuanti, che comunque più che a livello di vitamine, a livello di minerali, è solitamente necessario integrare, anche non solo in generale, ma proprio durante l'attività. Se possibile, perché non sempre si ha la possibilità di rifornirsi, di focillarsi durante questo tipo di attività. Se sei in bici è molto più facile, se corri un po' meno. Allora, ci dà un consiglio Ugo, vediamo se è giusto, lo leggiamo insieme. No, allora questo è Domenico Delfino, salutiamo Peppe Crea. Allora, vediamo un po', allora Ugo ci consiglia questo, dimmi Emilio se va bene. Al posto della maionese si può fare purea di avocado con olio, pepe e limone e un pizzico di sale. Dice che è buona e fa bene per il colesterolo. Tu dai like, pollice su o pollice giù? Pollice su, andiamo. Sicuramente meglio della maionese. Ha già fatto l'articolo pure sull'avocado, voglio dire, non può essere contrario. Io non lo sapevo. Allora, vediamo un po' questa per Valentina Cogliandro. Allora, Vale è la nostra insegnante di fitbox alla wellness, ci tenevo comunque a precisarlo perché lei è una delle nostre più preziose collaboratrici, quindi ci tenevo appunto a salutarla con affetto. Saluto anch'io, ciao Valentina! Allora, cosa sarebbe opportuno mangiare la sera? Se dopo un allenamento sicuramente... bisogna mangiare, non si può pensare di andare a letto digiuni. Quindi, se non si ha una grossa fame, si può fare una cena leggera, sicuramente con una porzione di proteine e una piccola porzione di carboidrati. Non tanti grassi, perché comunque la sera e soprattutto nel post-allenamento non sono molto indicati, però comunque, come consigli pratici, una fetta di carne con una porzione di riso, pasta, dipende dalle porzioni, però se non si ha una grossa fame si può contenere la cena a mangiare una quantità moderata. Questa moderata, e io mi preoccupo Emilio, perché quando si dice moderata, cioè io non lo capisco, allora per non me è molto... sono una donna, allora sì. Aspetta, io sono una donna, che in teoria deve cercare di dimagrire. Moderata, sì. Cosa intendiamo? Due petti di pollo arrostiti con un po' di verdure e un po' di carboidrati, va bene? No, moderata come quantità, nel senso in questo caso perché riferiva una fame normale, non eccessiva. Quindi moderata, poi la qualità dipende, ma moderata può voler dire tanto. Ovviamente non posso fare delle porzioni, non posso dare dei pesi, Ma più o meno, quindi... posso mangiare questa sera due bei petti di pollo arrostiti con un po' di verdure? Sì, perché Un no? po' di olio extravergine d'oliva? Certo. Un po' di frutta dopo? Se è previsto, sì. Se no, devi vedere poi il Ma il bilancio della giornata. famoso bicchiere di vino si può bere a tavola? Il famoso? Bicchiere di vino. Il bicchiere di vino, sì, anche lì è un discorso che se uno segue un certo regime alimentare, fare delle piccole aggiunte può portare comunque ad avere meno risultati o avere meno benefici. Se no, se uno... dall'alimentazione si aspetta comunque un semplice benessere, comunque seguire un'alimentazione regolare per mangiare bene, ovviamente ci può stare il bicchiere di vino. Quindi tutto dipende da come si colloca questo bicchiere di vino, in quale contesto. Ignazio, questo è per te, dice Alessandro, salutate Cavallaro.
Allora, Cavallaro potrei stare a parlare mezz'ora, quindi per questo non ti nomino. Alessandro è il mio vice al corso di funzionale, e posso garantire io per tutti che prima che si scatenasse comunque tutto questo casino, tutto questo Covid, mi aveva detto, Emilio, questo è testimone, che sarebbe andato da lui, quindi avrebbe iniziato anche con lui. Quindi un Allora, abbraccio ad Alessandro, torneremo presto in palestra, tu inizierai con Emilio. E tutto andrà bene. Un ma abbraccione. infatti guardate che hanno scritto che Santin in Serra dice Alessandro Cavallaro, Barbara Castrini, andremo tutti insieme. Quindi se vedete c'è Emilio, appena riapri ci vediamo. Un abbraccio a te e Alessandro, Ignazio. ci conto. Quindi Emilio, preparati, prepara, compra una nuova bilancia, eh. No. Alessandro è entrato in ottica al 50% al momento, perché Alessandro è un altro veramente tanto, tanto, tanto costante, uno che difficilmente comunque perde un allenamento. Quindi da questo Ferma, punto di vista, ferma, che è successo? tu ci minacci, è la Questo verità, signore. è vero perché, allora, tu sei un pochettino più monella rispetto ad Alessandro e tendi a mancare qualche giorno in più, quindi... Con Alessandro le minacce non servono perché lui difficilmente tende a mancare. Con te ogni tanto scappa qualche messaggio minatorio che devo sempre chiedere di te. Questo è l'approccio diverso poi in base a chi alleni, giusto? Ma ti posso dire che c'è gente che non sgarra, dice Emilio mi ha dato la farina integrale e posso fare la pizza, e c'è gente come me che si mangia la pizza senza che tu me la concedi, pensa un po'. Infatti. Ma sono cattiva, ma io sono, vedi, sono onesta, quindi sto Certo, no, ammettendo. bisogna essere onesti con se stessi. Esatto. Allora, Valentina dice riso basmati e pollo, pesce, insomma, ci salvano sempre, grazie mille, dottore. Sì, il riso basmati che io adoro, devo dire. Posso farti una domanda, Emilio? Ma il riso Sì. basmati, per esempio, le vongole, le cozze, con un po' di pesce, va bene? Salutare? Sì. Si possono anche mangiare questi vongole, cioè questi frutti di mare. Ovviamente sì. Ok, questa è una domanda che è bella, questa mi piace assai, Emilio. È vero che, dice Sì. Caterina Nucera, è vero che la frutta dopo i pasti non va mangiata? Boh, io questa non l'ho mai capita neanche io, eh. Allora, sembrerò noioso, ma dipende dal contesto. La frutta, come composizione apporta zuccheri, fondamentalmente acqua. Quindi se un pasto è già ricco di carboidrati, quindi per esempio se uno mangia, è abituato a mangiare il piattone di pasta e ci aggiunge la frutta, magari una banana, qui la quantità di carboidrati aumenta notevolmente con la frutta, ulteriormente, anzi non notevolmente. Se invece è un pasto bilanciato e uno ci vuole aggiungere un po' di frutta, non c'è nessun problema. L'importante è farla rientrare poi in quel contesto. È sempre il discorso della personalizzazione, ma ovviamente si può mangiare. Non c'è niente che non si possa fare. Poi in qualche Sì, ma modo si può bilanciare. la banana la sera è un po' pesante. A livello di digestione? Intendi? Ah, poi sì, lì dipende. Cioè, ovviamente se uno non la digerisce, semplicemente la esclude. Ma quello ovviamente dipende poi dalla tolleranza personale. Posso Quindi... intromettermi? Va bene, secondo me, anche inserirla, se non magari nei pasti principali durante gli spuntini. Parlo io come esperienza mia personale. Io, come ti ho detto prima, mi alleno, sono abituata ad allenarmi in tarda mattinata, quindi verso mezzogiorno, e lo spuntino che faccio prima dell'allenamento lo faccio con la frutta, che per me comunque è un toccasana. Ok, Caterina Nucera ci dice grazie. Io volevo fare una domanda un po' tecnica. Yogurt sì, ma yogurt greco o yogurt intero? Allora, il discorso è che la mattina un po' tutti, poi dipende magari se uno fa attività fisica e quindi è una richiesta maggiore, ci vogliono più proteine rispetto a quelle che normalmente siamo abituati a mangiare. Quindi lo yogurt greco, siccome è più proteico, anche 3-4 volte più proteico rispetto
allo yogurt normale, allora è consigliato prendere quello. Rispetto a quello, ovviamente lo yogurt normale magari si può mantenere uno spuntino, però consiglio quello greco più che altro per questo. Ok, invece Ignazio, una ultima domanda che ti voglio fare, vogliamo sfatare il mito che i pesi fanno ingrassare i muscoli e quindi le donne non devono fare pesi? Perché molte volte sì. Noi donne abbiamo paura di fare spinning perché ingrassiamo le gambe, abbiamo paura non mi dare troppi carichi perché sennò divento Hulk. Cioè, vogliamo capire che non questo è così. È quello che ha tirato in ballo il più grosso tabù che purtroppo, ahimè, ho a che fare comunque in palestra. Ci sono tante ragazze, la maggior parte di loro che... È lo stesso principio per cui un ragazzo, utilizzando magari un carico non tanto eccessivo, non riesce a mettere massa, allo stesso identico modo. Lo stimolo che diamo comunque ai nostri muscoli per mettere appunto massa muscolare deve essere prolungato e deve durare comunque nel tempo. Non basta appunto un mese di palestra, oppure non bastano appunto un paio di carichi per far mettere massa muscolare. Il nostro Ugo, che è intervenuto prima, cui ho avuto anche il piacere di parlarci, è l'esempio lampante. Cioè, lui ci può confermare che, anche se si allena comunque tanto, 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 è difficile mettere massa muscolare. Rovesciando appunto la medaglia, dico alle ragazze che è praticamente impossibile far ingrossare i muscoli delle gambe così facilmente. Per i maschietti sarebbe troppo bello per essere vero. In realtà non è così. Alessandro dice i pesi fanno ingrassare se te li mangi, quindi. E sei in grado, sì. Allora, per ricapitolare e salutarci, la mattina possiamo farci una bella colazione con le proteine, abbiamo citato alcuni alimenti e potrebbe essere interessante. Se uno si sveglia la mattina dopo una bella colazione, un paio di ore, un po' di attività fisica e quindi può seguire i tutorial che Ignazio fa e adesso ricordiamo anche dove seguirti. A pranzo un po' di riso basmati con un po' di cozze, quindi anche quello va bene, un po' di tonno, un po' di pollo, e uno spuntino, vediamo se sono brava, un po' di frutta di stagione. La sera un po' mangiamoci un po' di proteine con delle verdure e andiamo a dormire presto, non andiamo a fare le 3-4 del mattino, la mattina ci svegliamo carichi e così possiamo anche stare meglio. Ho capito tutto? Sì, in generale è giusto. Diciamo, sì. Questo è il messaggio, però adesso lancio io un messaggio. Se vogliono i nostri amici sapere cosa fare, come seguirvi, vai Ignazio, dove ti possono seguire? Allora, io di solito pubblico tutti gli allenamenti che sto facendo anche in questo periodo, comunque in cui siamo a casa, nel mio profilo Instagram, nella mia pagina Instagram, quindi ignazio.ditetta. E vengono condivisi anche sulla pagina Facebook, sia mia sia della palestra, quindi Centro Wellness Palestre. Si trovano appunto tutti i video con tutti i tutorial e con tutti gli allenamenti che andiamo a fare la mattina. Vengono condivisi comunque intorno alle 10:30 la mattina. E sono per tutti, diciamo, fai degli esercizi dove bene o male possono sì. approcciare. Possono quasi approcciare tutti, ci sono ovviamente delle versioni un pochettino più scalate, quindi un pochettino più facile per chi magari si approccia all'inizio. I ragazzi che lavorano con me, comunque che fanno lezione con me, te compreso, ormai conoscete bene come andare a lavorare, quindi vi regolate su quante casse d'acqua in questo caso alzare. E nulla, ci sono vari livelli di difficoltà e ognuno di voi comunque è bravo a sapersi gestire. Preparati per i burpees, eh? Eccola qua Giuseppe, preparati per il tutorial, le due burpees, vai a posizionarti, vai Emilio invece, Giuseppe Mangano ci dice pure la pagina Facebook che ringraziamo, Emilio invece come possiamo seguire i tuoi consigli e se vogliamo contattarti dove dobbiamo seguirti?
Allora, uso entrambi i social, allora, sia Facebook che la pagina principale, che il social principale dove pubblico soprattutto gli articoli e post abbastanza frequentemente, articoli che pubblico poi sul sito, quindi ho il sito che si chiama www.ildietistaonline.com. La pagina invece è ildietistaonline-dottore Emilio Chininea. Su Instagram invece ugualmente ildietistaonline. Quindi lì pubblico contenuti diversi, però uso entrambi i social, ma consiglio di andare direttamente sul sito, perché lì pubblico più o meno settimanalmente articoli e ci sono molti spunti che possono essere utili, di cui abbiamo parlato anche oggi. Salutiamo anche Abbiamo. Maria Caridi. Ciao Maria Caridi, un Ciao. abbraccio. Allora, Volevo abbiamo dirvi ricordato. che il nostro buon Giuseppe Mangano ha pubblicato in maniera tempestiva, come suo solito, l'indirizzo appunto Facebook, appunto dove seguire gli allenamenti. Eccolo lì, Sì, eccolo perfetto. qua, lo facciamo vedere. Sempre tempestivo e sempre preciso, grazie. Io saluto anche Jonathan e Clorinda, perché sono anche loro degli alleati. Jordan, se sbagli, vedi che vengo fino alla. Jordan! Se vengo fino alla vedi che ti affogo, non ti devi confondere. Ma io ho fame. Hai Mister Ale. preparato? Io voglio che fai il tutto. Fammi vedere due burpees. Li Facciamo voglio sti adesso. party, mi devo alzare. Emilio, facciamo vedere i burpees, dai. Allora, Allora, per visto che hai nominato Clorinda, che appunto la cameraman ufficiale comunque dei nostri allenamenti, do a lei. Tutto e vi faccio vedere i bar. togli l'auricolare. Ecco qua Jordan, saluta a tutti, saluta. Grazie. Grazie Ignazio, bisogna, come dire, avere un pochino, cercare anche di scherzare, perché in questa quarantena abbiamo bisogno sia di sorridere, di mangiare bene, di allenarci e io vi ringrazio per questa vostra presenza nella mia diretta, ragazzi, veramente grazie di Ha cuore. detto Grazie Jordan che sei offeso perché hai sbagliato il suo nome. a te. Ma io lo adoro, Jordan. Appunto, dovrei farti perdonare. Promesso, mi farò perdonare. Ragazzi, vi mando un Antonella, bacione in bocca. grazie. Grazie Grazie a te. a te per l'invito, è stato un piacere. Grazie per le belle parole comunque che hai ad ogni tua diretta verso di me. Un Lo sai, bacio. io adoro la tua professionalità, adoro il modo come sei stato vicino ai tuoi ragazzi, a noi, dal primo momento degli allenamenti, non ci hai mai abbandonato, senza che noi ti chiedessimo nulla, ci hai seguito, hai fatto le pratiche, ci hai fatto gli esercizi con Zoom insieme, hai creato un'ottima atmosfera. Emilio è stato con noi attraverso le email, perché ci segue e ci dà anche quel consiglio mentale di come affrontare con l'alimentazione giusta, senza proibendoci niente, ma mangiando sano, con quel famoso sgarro. Adesso sono molto seria, quindi noi vi Sì. ringraziamo perché anche attraverso questo momento difficile avete trovato la voglia e il tempo di starci vicino a livello anche e soprattutto umano. Grazie di cuore. Grazie a te. Grazie Grazie. a te. Grazie. Aspetta un attimo. Ok, che dice? No, vabbè, c'è Barbarella che dice qualcosina, Giuseppe Mangano fa i complimenti a tutti, salutiamo anche Domenico Delfino. Ciao Domenico. Ciao Domenico. E poi mi ha detto praticamente Barbara, visto che Emilio gli hai chiesto i burpees, a Ignazio hai chiesto i burpees, Emilio vuoi che ti cucina qualcosa? Prossima volta Emilio ti Infatti. prepari una padellina. Sì? E prepariamo i pancake. Va bene. Ok, quindi Quello la che prossima riesco a volta. fare, ovviamente. Eh?
Io so consigliare cosa mangiare, ma poi a livello pratico non lo so se sono in grado di mostrarvelo. Vediamo No, a cosa parte gli fa. scherzi, certo. Prepara una persona vicino a te, tu Sì. Ecco, dai le dosi e prepara il pancake in diretta. forse è Ok? meglio. Sì. E allora ci siamo. Ecco, Prossima dai. volta facciamo vedere come si fa lo squat. Una Allora i diretta banchi te pratica. li faccio fare a Jordan, scusa. A sto punto, voglio dire. Infatti. Ok. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao, un Ciao. abbraccio, ciao Emilio, un abbraccio anche Ciao, a te. ciao Ci Ignazio, vediamo ciao presto Antonella. comunque. Ciao. Ciao, a presto.